amici transagliarmisti dello Xela, ben ritrovati. Siamo a Pieve con Marco. Ci può essere la Pieve se non io, scusa. Eh? Ci può essere la Pieve se non io. Se no, esatto. E continente. Siamo nella rotonda qua di Pieve, siamo, attenzione, mare veramente impegnativo. Questa è pesca estrema. No, sono le onde. Questa, questa è pesca estrema, attenzione. Io ho lanciato qua sotto, che ovviamente non si vede niente, c'è un bel, ecco, c'è una bella schiumassa qua sotto e una leggermente più distante, leggermente. Fate conto che prima l'onda è arrivata, qua c'è tutto bagnato perché è arrivata l'onda. Quindi eccoci qua, stasera rischiamo l'incappellamento. Marco ha messo la canna lì attaccata. Cosa ci hai messo qua? Qua l'americano. Qua ci ha messo l'americano e io invece ho messo due coreana, quindi abbiamo lasciato stare i totani, seppie, cazzo e mazzi. Siamo andati di bibi e coreana. Ora è americano. Sì, lui c'ha l'americano perché lui viene, lui è ricco e quindi mette l'americano. Io che sono un indigente non posso. Quindi, niente, vediamo un pochettino. Siamo in attesa della tocca. Pesca estrema quanto questa, guardate. Guardate. Ancora. Pensa, guardate, pesca estrema, ora lancio laggiù. Ora lancio. Ci lancio io l'abito. Ora lancio. Marco, me l'ha succhiato. Ti è piaciuto? Sì, no, in questo caso no, non è stata una bella cosa perché mi è venuto su tutto sremenato. Racconta un po' cosa hai fatto, visto che pigli per il culo me, dillo un po'. Cosa ho fatto? No, è platinetti, no. Ma che platinetti, ma vedi, ma te vedi. Te guardi troppi cartoni animati alla radio. Sì. Guarda, ora ho perso lo starlight, mi è volato. Mi è volato in acqua, mi è volato. Comunque me l'ha succhiato tutte e due. In due te l'ha succhiato. In due, mica, in ragazzi. Non è che ci vanno, no? Facile. Allora, io ne ho già levata una perché mi sono preso, strappato e ne ho già abbastanza. Al momento tocche basta, finito. Qui Marco, anche lui, non credo che abbia visto più di tanto. Niente. Ecco, gli schiena. Sempre nella sabbia, perfetto. Lui sta pescando nella sabbia, sono ancora nelle rocce. Adesso ho lanciato esattamente laggiù dove vedete. Subito, ecco qua, più o meno qua, però al momento non si muove niente. Ho visto qualche tocchetta, ma roba piccola. Rimanesse sempre così, saremo dei papi. Qua c'è la villa del Russo, è una meraviglia. Questa è l'onda. Marco vede le tocche. Infatti sul bibi? Qual è? Quella di destra o sinistra? Destra, ma ora non ci darà più. Mi sembra immobile. Abbastanza immobile. L'ha vista anche lui, L'ha vista anche il tuo amico? Sì. Immaginario. Si diceva che il tuo amico non lo possiamo inquadrare. Immaginario? No, c'è qualcuno, inquadriamo le scarpe, qualcun altro c'è, che però non possiamo inquadrarlo perché è un politico molto in vista, molto conosciuto e ovviamente non vuole. Stanutire, vabbè, anche i politici stanutiscono. Ah. E quindi niente, ovviamente per ovvie ragioni non può farsi vedere con noi comuni mortali. Detto ciò, qua tocchi niente, io farò un po', prendo e vado. Mi butti in mare? No, mi butti in mare, mi butto sul divano, vado a casa, oppala! O alghe o pesciolino. Vediamo un po', alziamoci. Senti le testate? No. Allora. Ah, ecco, anche perché
c'è molto sporco qua sotto, abbiamo visto un sacco di alghe. Ora prima o poi lo recuperiamo giù. Falso allarme, ragazzi. Niente? Guardate, prima o poi lo recuperiamo giù sugli scogli. Niente. Ecco, cos'è che c'era? Il piombo. Il nodo della Madonna. Il nodo. C'è una corrente spropositata. Per prima stava in pesca. Ma ascolta, ma il divano ti fa schifo? No, infatti. Signori, c'è stato di nuovo un risucchio, ma... Piacevole? No, in questo caso no. Decisamente no. Ma proprio robetta piccola, boh, ci riproviamo. Faccio l'ultimo lancio. Faccio l'ultimo lancio e poi me ne vado, io ve lo dico. Divano, arrivo. Signore e signori, l'ultimo lancio direi che è stato già fatto. Ho rimpolpato la coreana. Succhiato. Bravo, bravo, perché sono stato. Succhiato. Bravo, no, come si dice? Sono stato vittima di un succhione. A mia insaputa e controvoglia. Vabbè. Perché comunque non mi piacciono a me queste. Guardate. Ma c'è la Starlight al contrario? No. È la canna rotta. È la canna rotta che però io ho trasformato in pregio. Oh. Il difetto della canna io l'ho trasformato in un pregio. Sì, ragazzi. Un po' come che tuo papà l'altra volta non riusciva a capire le criptovalute. Hai capito? Ragazzi, io. Basta, stiamo giù. Per adesso niente. C'era. Tocca della Madonna. No, della Madonna no. Sentite l'acqua qua, ora fra un po' c'è un cappello. Comunque ragazzi, c'è un mare veramente commovente. E adesso come alghe, devo essere onesto, anche la Germania che non ho preso abilitante. È proprio un mare da pesca. Questo è un mare, sì. Sì. Mare da pesca, guarda, in effetti. Allora. Bello, bello, però. Qualche pesciottino, io non dico tanto, ma un saraghetto sui 7-8 etti, quindi è chiedere tanto, guardate, l'avere un galleggiante là in mezzo, c'ho la pelle d'occhio. Allora, l'ultima volta ha fatto un rumoraccio la canna, e ce l'ha fatta sto giro, grande lancio. Soli l'ultima volta non è andata bene, eh? Ma neanche qua l'ultima volta. Peccato che non stavo riprendendo prima 20 minuti fa. Ma che prove hai? No, infatti non ho prove. Ma... prossima volta riprendo tutto. Dove va? Ora sotto la mia, ma lanciato sotto, sta vedendo. Almeno prendiamo qualcosa. Magari. Questa poteva essere una bella tocca. Ora vediamo un po'. Probabilmente se è, c'è rimasto attaccato, proviamo a recuperare. Ho visto due belle. No, questa è l'onda, ma prima ha dato proprio due belle testate. Vediamo un po'. Speriamo che ci sia lo sparletto attaccato. Però te l'ho strappato già. Ho recuperato, ho tirato, ho recuperato. Sì, ma non ha fatto neanche una resistenza mia. Eccolo. Aveva già tagliato tutto, vediamo un po'. Si vede, non si vede? Vabbè, comunque fatto sta. Tagliato e 0,24. Ora non è che proprio stiamo pescando ridicolo. Porco mondo! Una tocca su quella di sinistra, mi sa. Veramente? Mi sembrava di sì. Belli, guarda, questa qua è una tocca. Vai, vai, sono arrivate le ombrine. Chissà cosa era, vieni. Niente, vado a rimontare l'amo. La mia canna dov'è? Dov'è? È nella sacca, perché io ho smontato. Ho già messo tutto lì, bello pronto. Perché ho strappato per l'ennesima volta. Mi è sembrato di aver visto una tocca. Secondo me. Fatto sta. No, non è vero. Però la prima, quando ci ha dato quella bella tocca. E quando ho tirato su, non è che sono rimasto impigliato da qualche parte. No, quindi il pesce è arrivato e ha fatto. Tipo Sori quella volta là, Braverrimo, dai, tira su che se ne andiamo perché mi sono già rotto così. Parlando in francese. Guarda che ce l'ho, eh. Se qui rotto con gli uomini. Scusa, fai vedere un po' la canna per vantarsi un po'. Allora, signori, guardate un po', quelli che hanno i soldi da spendere. Nelle mani sbagliate.
Eccola qua, guardate qua, la Impera, grande. Eccola qua. E anche oggi un video senza pesce. Ah, io devo prendere il cavalletto. No, passiamo in pescheria, no? Passiamo in pescheria, almeno qualcosina prendiamo. Adesso, porco mondo, bisogna fare... Minchia. Guarda. E non torna nuoto. Ogni tanto ti arrivano due o tre onde che ti incappellano. Niente. Allora, ragazzi, è andata così. Guarda, c'è anche Marco. È un interrogatorio questo. Dove sei? Vieni qua. Dove scappi? Eccoti qua. Una tocca. Forse due, non si sa. Però quella è stata... Ah già, io ci ho ancora toccato. Va bene, direi che ci vediamo alla prossima. Tanto noi ci vediamo sabato che andiamo così. Perché quando uno indica, indica. Io vengo il 10. Noi sabato siamo alla foccia, noi veniamo il 10 ad Albissola. Ciao belli.